Buongiorno a tutti, io sono Michelangelo Uberti, in parte che coordino le attività di marketing. L'argomento di oggi è abbastanza datato, fatemi dire, non è inedito, però effettivamente più di una volta è emerso anche durante i nostri incontri presso i clienti, viene spesso trattato con una certa leggerezza, almeno finché non accadono incidenti. Perciò noi periodicamente continuiamo quest'opera anche di evangelizzazione. Io ho un background tecnico, perciò eviterò di tediarvi soltanto con delle slide fufaware, come qualcuno le chiama. Quindi, nel caso, perdonatemi e abbiate fiducia, vi racconterò qualcosa di interessante. Vediamo rapidamente chi è parte. Noi siamo un software infrastructure system integrator con un'offerta che include prodotti, soluzioni e servizi per la business intelligence, per l'infrastruttura IT, e qua oggi siamo proprio per questo motivo, per le soluzioni verticali dedicate al mercato finanziario, e più recentemente abbiamo lanciato una nuova linea educational che ha varie linee, poi sottolinee, security, technology e così via, che servono anche a formare i nostri clienti e tutti gli utenti insomma, che hanno bisogno di questo tipo di servizio. La nostra collaborazione con Sun Microsystem, con Oracle, è iniziata 7 anni fa quando ha acquisito Sun Microsystem, ma in realtà ha più di 20 anni. Perché negli anni 90 la nostra attuale business unit di Roma era nata come braccio armato nel mondo delle telco. Le nostre competenze negli anni si sono evolute sensibilmente e siamo passati da una competenza incentrata su Solaris a tutto il mondo dei database, Oracle Database ovviamente, e MySQL. Siamo gold partner ad oggi con specializzazione su MySQL. Vale sia per l'on-premise che per la componente cloud. Questa slide mostra rapidamente una parte dei nostri clienti. Come potete vedere siamo molto presenti sul mercato del telco, sul mercato finanziario, ma non solo. Abbiamo delle grandi collaborazioni con i large system integrator e anche delle realtà pubbliche, anche nel mondo sanitario. Per invogliarvi a passare all'Enterprise Edition e innamorarvi come abbiamo fatto noi, abbiamo predisposto 3 pacchetti promozionali. Il primo è dedicato a chi ancora non ha adottato questa tecnologia e quindi ha bisogno da una parte delle licenze, delle subscription e dall'altra anche di personale qualificato che li supporti nella creazione della sua prima infrastruttura. Il secondo pacchetto è dedicato invece a chi proviene ad esempio da piattaforme alternative come potrebbe essere la Community Edition e quindi deve intanto acquisire le licenze e successivamente anche magari fare delle cose nuove. Se passa dalla community all'enterprise è perché probabilmente sono nate delle nuove esigenze che prima non aveva. Il terzo pacchetto invece è dedicato a chi ha già un'infrastruttura in produzione e ha bisogno o di una serie di servizi di supporto per farla crescere ed evolvere ulteriormente, oppure chi vuole fare formazione in aula dei propri amministratori, dei propri DBA e passare al livello successivo. Questo vale da quest'anno, per l'on-premise ma anche per il cloud, di cui va parlato prima Marco. Quindi per qualunque cosa siamo a disposizione, noi collaboriamo tantissimo con gli amici di Oracle e quindi ci troverete spesso allo stesso tavolo davanti a voi. Poco fa Marco ha parlato del GDPR, ho inserito al volo questa slide che presentiamo per un'altra nostra linea di offerta. Noi abbiamo da tempo, già prima ancora che venisse approvato, abbiamo iniziato a studiare la normativa e abbiamo anche 2 data protection officer in casa che praticamente ci hanno aiutato a capire che tipo di servizi potevamo offrire in tal senso. Abbiamo intanto individuato una serie di tecnologie che possano aiutare i nostri clienti a soddisfare una parte dei requisiti. Quindi parliamo ad esempio della cifratura dei dati, che è uno dei pochi elementi cardine che viene elencato, i pochi elementi tecnici cardine che viene elencato nel nuovo regolamento, e tutta una serie di altri strumenti che servono per ridurre la superficie d'attacco e per mitigare i rischi da un eventuale data breach. Ad oggi noi possiamo supportarvi sia nella parte consulenziale per gli aspetti organizzativi e normativi, quindi che non hanno nulla a che vedere con la tecnologia, possiamo formare il personale, gli addetti e responsabili del trattamento sul nuovo regolamento. Ovviamente possiamo implementare delle soluzioni di sicurezza quando riteniamo assieme a voi che queste siano opportune a seguito di un assessment della vostra azienda e successivamente supportare le operation in tutte le fasi dell'operatività normale.
A questo punto possiamo parlare dell'argomento di oggi. Intanto, chi di voi mi sa dare una definizione di disponibilità? C'è qualcuno che si lancia, che ha il coraggio di provarci? Io non sono mai riuscito a trovare qualcuno che riuscisse a darmi una risposta definitiva. Mi affido a Wikipedia. La disponibilità misura l'attitudine di un sistema a rispondere, a eseguire una certa operazione in un dato momento o in un intervallo temporale. Pensiamo alle attività di tutti i giorni. Vado al bancomat, quello funziona, ritiro dei soldi. Vado su Amazon, compro qualcosa. Vado su Netflix, che è cliente di MySQL, peraltro. Voglio accedere alla libreria e vedere un film. Se come utenti non riusciamo a fare questa cosa, questo genera frustrazione. Ma se siamo un'azienda, i problemi sono di tutt'altro tipo. Il primo incidente che capita è che abbiamo delle perdite finanziarie dirette. Immaginate quanto può costare ad Amazon un minuto solo di disservizio. Poi abbiamo un bravo danno alla reputazione, che anche se non è facilissimo da calcolare, vi assicuro che ha un costo importante. E, sommato all'insoddisfazione della clientela, causa un incremento importante del cosiddetto churn rate, che è il tasso di abbandono. Questi clienti che vi abbandonano non spariscono nell'etere, vanno da vostri competitor, quindi il danno è doppio, l'avete perso e l'ha guadagnato qualcun altro. Se siamo un'azienda quotata in borsa, pensate a WhatsApp, Facebook e così via, il danno che ne può scaturire è esagerato, è enorme. In più, se siamo ad esempio una startup che basa tutto sulla qualità e sulla disponibilità del servizio, un insuccesso di questo tipo può generare devastazione, falliamo prima ancora di essere arrivati al break even. Per capire effettivamente che cos'è che ci porta ad avere questi problemi, bisogna capire quali sono le cause che generano il disservizio. Intanto, la qualità dell'ambiente operativo, che si traduce nelle facilities, quindi il vostro data center, l'energia, il raffreddamento, tutte queste robe, hanno un'importanza. Dopodiché c'è lo stack hardware, quindi tutto ciò che va, il pezzo di ferro classico. Lo stack applicativo, che va dal sistema operativo al middleware, come potrebbe essere poi anche il database, fino ancora alle applicazioni che avete comprato o sviluppato voi stessi, ok? Poi abbiamo l'accesso ai dati, inteso sia come disponibilità del dato in quel momento, ma anche come integrità del dato, perché poter accedere a un dato corrotto vanifica qualunque attività. Poi vengono i miei due preferiti. Uno, i processi aziendali, che a bocce ferme dovrebbero dire chi fa cosa, quando, dove e perché, a fronte di una qualunque azione. È il personale coinvolto che dovrebbe eseguire queste azioni. Secondo voi, quale o quali di questi genera più danni in azienda? Provate, tirate a caso, o se lo sapete già meglio ancora. Processi aziendali. Quasi. Personale. Infatti io penso l'ultimo. Siamo fantastici, perché progettiamo dei processi aziendali sbagliati, oppure li eseguiamo male e non li rispettiamo. Siamo bravissimi in questo campo. Quindi un incidente su 5 è attribuibile all'hardware, software, ambiente operativo e quant'altro. 4 volte su 5 saremo stati noi stessi. Questo non significa che qualunque soluzione di disaster recovery, alta disponibilità e così via, non serve a niente, ma che non dovete pensare che l'alta disponibilità di un sistema sia la panacea di tutti i mali. Dovete preoccuparvi assolutamente anche dell'organizzazione aziendale e della formazione del personale. Ok? Ragioniamo un attimo insieme sulle esigenze, perché mi è capitato, andando anche in giro con Marco, con Mirko, che poi vedrete dopo, di incontrare dei clienti che, a fronte di un servizio critico, non erano disposti a usare le tecniche giuste per preservarlo, altri che invece avevano dei servizi anche non critici, ma che volevano sparare i razzi su Marte. La prima cosa è che non tutti i progetti necessitano di un servizio in alta disponibilità. Dovete veramente capire se stiamo parlando dell'e-commerce tipo Amazon o se è il blog aziendale, perché tutto quello che farete ha un costo, quindi occhio al budget. Non tutti i servizi hanno bisogno di una disponibilità a 5-9, poi vedremo che vuol dire 5-9. Dovete capire sempre, definire quali sono gli SLA, dovete capire l'importanza di RTO ed RPO, che identificano quanto tempo di disservizio potete sopportare e quanti dati eventualmente potete perdere nel restore del servizio. Questo è fondamentale, perché impostare RPO e RTO a zero ha un costo non trascurabile e quindi va valutato con attenzione.
Terzo punto, è una verità assoluta dal mio punto di vista, che non c'è una soluzione giusta o sbagliata, sempre, in tutti i casi. Molto dipende dal vostro ambiente operativo, perché se voi volete fare un disaster recovery geografico e poi avete una connettività ridicola tra le vostre sale, scusate, tra i vostri data center, questa cosa è destinata a fallire. Inoltre dovete verificare l'impatto sulle applicazioni. Alcune delle scelte che potreste fare potrebbero essere incompatibili con le applicazioni e quindi i fault ottenuti deriverebbero, scusate, da questa incompatibilità. Cerchiamo di capire come soddisfare le aspettative. Prima vi ho parlato dei 5-9. In questa scala abbiamo i 5-9 con il tempo massimo di disservizio sopportabile nell'arco di un anno per ogni decimale. Come potete vedere, al 5-9 o al terzo decimale che sia, abbiamo meno di 6 minuti di disservizio all'anno, che equivale a meno di 30 secondi di disservizio in un mese. Vuol dire che se un vostro sistemista fa un errore e mentre si soffia il naso sbaglia qualcosa e manda un disservizio, avete già sforato quel mese, ok? Ad ogni decimale corrisponde una complessità e quindi un costo progressivo. Al primo decimale abbiamo una replica master slave, quella tipica che qualunque versione di MySQL supporta, ok? Al secondo decimale abbiamo i cluster attivi passivi, di cui non vi parlerò più di tanto perché non è considerata una soluzione nativa di alta disponibilità, perché quasi sempre include soluzioni di terze parti, che potrebbe essere il Windows Cluster, ma molto banalmente, no? All'ultimo decimale abbiamo le soluzioni, i cluster attivi di tipo Share Nothing, quindi non hanno nessun elemento in comune, e fino a ieri avevamo soltanto il MySQL Cluster, che era una soluzione molto particolare, e poi vedremo perché. E la group, oggi abbiamo la group replication. L'uptime è diversa dalla disponibilità, perciò potreste trovarvi in una condizione di indisponibilità anche se secondo il vostro sistema di monitoraggio è tutto up and running. Non fatevi ingannare da questa cosa. Se causa un disservizio, anche la manutenzione programmata incide sulla disponibilità. Molti sono convinti che solo gli incidenti imprevisti causano indisponibilità, ma se voi state andando su Netflix a guardarvi il vostro film o la serie TV preferita e non accedete al servizio, poco vi frega se qualcuno sta aggiornando secondo il programma, il sistema operativo, oppure hanno spento il data center per errore. L'altro aspetto è che anche una performance al di fuori dei limiti stabiliti, quindi degli SLA, è indisponibilità. Se quell'azione deve concludersi entro 2 secondi e invece ce ne mette 5, siete in condizioni di indisponibilità. Quindi vi assicuro che raggiungere quei 5 minuti ci mettete veramente un lampo. Basta un errore più banale tra quei 5 che vi ho mostrato prima, anzi tra quei 6, e ci arrivate in un attimo. Partiamo dalla replica master slave, vediamo come funziona. La conoscete tutti, è la più storica, è quella che funziona in tutte le versioni di MySQL, quella Community, Enterprise Edition, Windows, Solaris, Unix, quello che vi pare, è sempre esistita. È il modo più semplice per creare alta disponibilità, ma non del servizio, dei dati, perché sono i dati che vengono replicati, il servizio rimane quello, bisogna mettere on top delle altre cose per gestire questa configurazione. Come funziona? In un modo estremamente banale, un server master replica su uno o più slave i suoi dati. Come lo fa questo? L'applicazione usa il session thread per scrivere i dati sul database locale e in più li scrive sul binary log. Un thread, che è il dump thread, prende questi dati dal binary log e li trasferisce via rete allo slave o agli slave. Un thread equivalente dall'altra parte prende questi dati e dà relay log e li scrive sul database di destinazione. Questa cosa può avvenire in vari modi, può essere sincrona, può essere asincrona, anzi scusate, può essere asincrona, semisincrona, sincrona non c'è. Quindi in qualunque caso ci possono essere delle eventuali difficoltà. Chi ha detto che questa cosa può servire soltanto per replicare i dati? Si può fare di più, una volta che abbiamo i dati replicati su più sistemi possiamo fare una cosa banalissima, possiamo fare uno scale out. Questa è la classica applicazione che abbiamo, la classica web application che abbiamo in produzione. Abbiamo dei nostri application server che scrivono e leggono i dati da un database di backend. Il nostro database replica i suoi dati su un pool di slave, a questo punto nessuno ci vieta di disaccoppiare le letture dalle scritture.
Questo perché sapete meglio di me che una tipica web application fa molte più letture che scritture. Questo ovviamente non è del tutto trasparente all'applicazione, l'applicazione deve sapere che c'è questa configurazione ed eventuali failover devono essere gestiti con molta attenzione. Non piove dal cielo questa qui, dovete farla funzionare. Ok? L'alternativa fino ad oggi per avere una configurazione seria, distribuita, di tipo Active-Active, era MySQL Cluster, che si basa su tre tipi di nodi, quindi cambia anche la topologia rispetto, l'architettura rispetto a ciò che era la replica tradizionale. Avevamo gli application nodes che di fatto esponevano i classici accessi TCP che abbiamo sempre usato, degli accessi applicativi tipo per Node.js, Memcache e così via, e delle API RESTful. Questi signori parlano con data nodes, che altro non sono che dei database in memory, ognuno singolo, per questo sono di tipo share nothing, non hanno storage o rete in comune, e ognuno di loro contiene una quota parte dei dati, lo shard. Sapete tutti cos'è lo shard? Cos'è lo sharding, anzi? Lo sharding, per chi non lo sapesse, altro non è che l'equivalente di un table partitioning distribuito su più server. Ovviamente non c'è una sola copia di questi dati, perché sennò sarebbero dei single point of failure, ma questi dati sono replicati su più sistemi. Quindi anche a fronte della caduta di uno o più nodi indipendenti, il sistema continua a funzionare e i dati continuano a essere accessibili. Ovviamente c'è una tolleranza. Se la piattaforma è fatta da 4 data nodes e ne cascano 3, la probabilità che qualche problema ci sia, insomma, c'è, però va valutato. Ecco, bisogna capire anche qual è la probabilità che questo evento si verifichi. Tutto quanto è gestito da dei nodi di management, che altro non fanno che arbitraggio e controllo della piattaforma. È un'infrastruttura che nasce per scalare, è un multi-master, quindi non dovete più preoccuparvi di scrivere da una parte e leggere dall'altra. Ovunque scriviate, i dati saranno consistenti e non ci saranno conflitti, che verranno gestiti in automatico. Lo sharding, come vi ho detto, avviene in automatico e è possibile utilizzare questa architettura per fare delle cose un po' più complesse. Considerate che questa è utilizzata dai big player come Facebook, Netflix e così via. Se riescono a farla funzionare, vuol dire che funziona. Ok? Questa è un modo per raggiungere la famosa disponibilità 5.9. Perché? Perché intanto non ha dei single point of failure, non ha il problema dello storage condiviso, non ha nodi dormienti che stanno lì a non far niente e così via. In più consente di fare una serie di operazioni online, quindi anche a sistema attivo potete fare una serie di operazioni di riconfigurazione, di aggiornamento in place e così via. Supporta, come vi dicevo, guardate gli application nodes, supporta SQL tradizionale e NoSQL per le applicazioni moderne che lo richiedono e richiede hardware commodity, non richiede hardware dedicato. Attenzione che hardware commodity non vuol dire un pezzaccio di ferro che avete recuperato dal magazzino, vuol dire un server x86 standard correttamente dimensionato per ospitare quel database in memory. Okay? Quindi vediamo rapidamente quali erano le alternative che avevamo per l'HA fino a ieri. Abbiamo detto che avevamo la classica master slave, che è molto bella, molto facile da configurare, ma ha grossissimi limiti in termini di disponibilità, la scalabilità sulle letture e sulle scritture è abbastanza disallineata e possono esserci delle inconsistenze, soprattutto quando ad esempio abbiamo una replica di tipo asincrono. In quel caso basta che ci sia un fault sulla rete momentaneo durante il trasferimento dei dati per creare un'inconsistenza. C'erano i cluster active passive, che però non vi ho raccontato, di fatto arrivano al secondo decimale, ma comportano l'utilizzo di software di terze parti, quindi a fronte di un problema non avete un single vendor support, e in più l'altro problema che c'era è che avevate dell'hardware sprecato, oltre che dell'hardware condiviso, con tutti i rischi annessi e connessi. Il terzo caso era MySQL Cluster, bellissimo, arriva a 5.9, scusate, ma non è una soluzione adatta a tutti, non è general purpose, richiede competenze specifiche, non è trasparente per le applicazioni e soprattutto usa NDB cluster anziché InnoDB. Quindi il vostro Joomla, WordPress, nel caso diciamo più banale, o altre applicazioni che richiedono InnoDB non vanno d'accordo con questo signore. Da questo punto di vista Oracle ci è venuta incontro, perché se io ho bisogno di quel tipo di cluster attivo, ma voglio anche usare InnoDB, posso usare la Group Replication. È multi-master, è di tipo share nothing, perché non c'è uno storage condiviso, ad esempio, come succede con l'active passive, e in più supporta una serie di operazioni online
ha delle funzionalità di self recovery analoghe a quelle di MySQL Cluster. Quindi cambia un po' lo scenario questa cosa qua. Il failover non richiede interventi manuali, quindi non avete nemmeno più quel problema della replica master slave di prima. L'applicazione può ignorare direttamente il fatto che sotto c'è un'infrastruttura in replica. È disponibile per tutte le piattaforme, Windows, Unix, Linux, Mac, quello che vi pare. Quindi lo potete usare dove vi pare, sia con la community che con l'enterprise. E altro elemento importante è la risoluzione automatica dei conflitti. Essendo un Active Active è obbligatoria questa cosa qua, non potete farne a meno. Vediamo rapidamente come funziona. Abbiamo i nostri client che si collegano, come per la master slave, agli application server. Sugli application server ci sono degli oggetti, questi con la R, il MySQL router, ne parliamo tra poco. A livello di backend abbiamo il nostro gruppo di replicazione, ok? Sono un numero dispari di nodi MySQL indipendenti tra loro, non sono di tipo in memory, come invece nel caso di data nodes in MySQL cluster. Questi possono essere 3, 5, 7, 9. Queste sono le configurazioni attualmente corrette. I client si connetteranno come sempre e le applicazioni non sapranno cosa c'è sotto. Vediamo come funziona. Intanto qua possiamo fare una banalissima group replication in un singolo sito, ma questo ci apre altre possibilità. Possiamo mischiarla con la replica tradizionale per andare ad avere un sito attivo e uno disaster recovery dormiente. I dati sono sincronizzati in modalità asincrona, quindi non è neanche necessario un bocchettone esagerato con latenza ipercontrollata e così via, e potete farvi quindi il vostro disaster recovery geografico senza troppe difficoltà. Richiede delle competenze, ma non è follia pura farlo, si può fare a costi ragionevolissimi. Vi ho parlato del MySQL router, qualcuno di voi ha già avuto modo di giocarci? Ci avete provato un po'? Uno soltanto, incredibile. È uno strato middleware che in pratica astrae la topologia dell'architettura alle nostre applicazioni. Che cosa ci consente di fare? In pratica noi lo installiamo come un classico pacchetto RPM Debian sulle nostre installazioni Linux, ad esempio, sugli application server. Ok? Lo configuriamo dicendogli che deve parlare con il pool di group replication di backend. Alla nostra applicazione dobbiamo solo riconfigurare il connettore, che non è un connettore diverso da quello che già usiamo, potrebbe essere il solito JDBC che abbiamo sempre utilizzato. Gli diciamo che anziché parlare con l'IP remoto, parla con localhost sulla porta, quindi parla di fatto col router stesso. E poi è il router a preoccuparsi di cosa? Di fare il failover della connessione, di fare lo balancing delle connessioni per evitare che un server sia sovraccarico e gli altri siano scarichi. E in più ci dà l'opportunità di scrivere dei plugin per eseguire delle operazioni, quello che ci pare. Le facciamo in modo, ad esempio, che a fronte di un failover venga fatta un'accertazione, una notifica, una qualche azione sul sistema di monitoraggio, si apre un ticket, quello che volete, lo scrivete e lo inserite nell'architettura. Di solito mi viene detto, ogni volta che mettiamo uno strato software, le performance peggiorano. I test di laboratorio ci dicono che l'overhead non supera l'1%. Io sono convinto che se andiamo nelle nostre brave applicazioni, non dico solo le vostre, ma anche le nostre che ci facciamo in casa, e andiamo a controllare le performance degli indici, la struttura delle tabelle, tutte le altre eventuali inefficienze, le superiamo ampiamente questo 1%. Quindi secondo me il gioco vale la candela. La novità uscita subito dopo il MySQL Router è il NoDB Cluster. Ve ne ha già parlato, ma già spoilerato, il buon Marco. Chi di voi l'ha già usato? Sia in sviluppo che in produzione? Nessuno. Incredibile. A Roma qualcuno ci aveva già provato, eh? Era uno smanettone, ma ci aveva già provato. Non è una nuova modalità di replica o di HA e non va confuso con NDB Cluster. Come al solito gli amici di Oracle ci hanno regalato questa nomenclatura che è un po' tra in inganno. È la suite che include la group replication, di cui vi ho già parlato, il MySQL router e la MySQL shell. Un nuovo oggetto che vi consente di fare delle operazioni di tipo amministrativo in classico linguaggio SQL, usando Python, JavaScript o delle API RESTful. Questo per gestire a livello applicativo l'infrastruttura stessa. Lo scopo è semplificare la gestione delle attività amministrative.
ma semplificarle per davvero, e tra poco vedremo perché, è in GA da aprile, sono passati 6 mesi e non l'avete ancora provato. Cosa dobbiamo fare per convincervi? Provatelo, scaricatelo e provatelo, vi darà un po' di soddisfazione. La mattina, immaginiamo il classico scenario, voi avete il vostro team di DBA, se non siete già voi di DBA, vi arriva la classica mail dal team di sviluppatori che a tempo zero vuole un'infrastruttura in HA per fare quello che vogliono fare. Ok? Questa è una di quelle cose che di solito ci illumina la giornata, appena iniziamo arriva questa bella email. Di solito questa attività richiederebbe svariate ore di lavoro. Vediamo cosa succede con la MySQL Shell. Diciamo che abbiamo già delle macchine deployate in automatico dalla nostra infrastruttura virtualizzata e dobbiamo solo configurarle. Lanciamo la shell e configuriamo le tre istanze della group replication. Qua erano tre, potevano essere 5, 7 o 9, indifferente. Dopodiché creiamo il cluster InnoDB, che quindi è un new app cluster che include le tre istanze. Ok, mi sono connesso sulla prima e gli ho dato questo comando. Dopodiché aggiungiamo un MySQL router che era già stato installato come pacchetto RPM, Debian o quello che volete sui vostri application server e gli diciamo semplicemente qual è la porta sul quale deve rispondere, sulla quale deve rispondere e da quale nodo si deve prendere la configurazione. Quarto punto, verifichiamo lo stato. Verifichiamo che sta funzionando il cluster. Sono una dozzina di linee di comando? E sono riuscito a spiegarveli io che non sono più questo tecnico sopraffino di un tempo, non che prima magari lo fossi, però insomma, sicuramente adesso non lo sono. Se ci sono riuscito io vuol dire che questa roba è facile per davvero. Mirko vi farà vedere nel pomeriggio come funziona, vi farà proprio una demo tecnica fatta bene, un po' più robusta di questa roba che ho fatto vedere io. Però vi assicuro che vi può cambiare la vita. Quindi vi suggerirei di non indugiare ancora nel provarlo a casa vostra. In questa slide, che non commenterò, ve la lascio come referenza per quando la scaricherete o la rivedrete, ho messo a confronto le tre modalità di replica nativa. La cosa interessante è che tutte e tre sono delle modalità di replica supportate end-to-end da Oracle, quindi avete un solo vendor che si preoccupa di fare tutto. Ok? Vi auguro buon pranzo e per qualunque informazione siamo a vostra disposizione.